Il Tutto Parla di Voi è un progetto in rete a cui abbiamo dato vita, è un sito, è un web documentario in pratica. Cos'è un web documentario? Ecco, è una piattaforma appunto sulla rete in cui si parla di maternità a partire dal film come spunto. Quindi abbiamo lanciato sulla rete questa proposta chiedendo agli utenti e agli utenti di partecipare a questa narrazione, quindi anche un esperimento di narrazione partecipata collettiva come poi spesso la rete è. Quindi non è un blog verticale in cui poi ognuno racconta la sua vicenda, però è stato chiesto di appunto mandare le proprie storie eccetera. In più noi abbiamo anche messo dentro a questo sito dei contributi sotto varie forme, video, fotografici, testuali, eccetera, che sono anche in parte materiali che io ho raccolto mentre preparavo il film. Tra l'altro, diciamo, questo tipo di film così un po' che si propone anche per il suo linguaggio un po' diverso è complesso sia da mettere a fuoco come progetto a livello artistico e anche appunto complesso da mettere in piedi come produzione. In effetti è una l'architettura produttiva è parecchio complicata, poi magari può parlare meglio sia Gianfilippo che Cecilia Vallarana, però diciamo che questo tempo in realtà è servito anche a capire come raccontare questo argomento. Dicevo prima che sono partita un po' da diciamo, un metodo documentaristico e poi si è imposta questa questione del come raccontare, si è imposta un po' la questione anche del fare il film di finzione. E quindi c'è stato nella fase di sviluppo appunto e anche di scrittura che ha preso molto tempo un tentativo di mettere anche su carta in una sceneggiatura queste idee, no? Per mescolare una trama di finzione con degli apporti documentari di cinema di realtà, altri apporti di tipo artistico come il linguaggio dell'animazione che è presente nel film, la fotografia d'autore, i filmati d'archivio, pagine di diario, quindi tutti questi elementi che mi piace mescolare insieme. Ecco. Beh, in effetti da questo punto di vista il tentativo, lo sforzo che facciamo noi è di tenere vivo un cinema un pochettino diverso dal solito, un cinema che osa anche percorrere ed esplorare delle strade nuove, delle strade inesplorate. Lo facciamo perché da un certo punto di vista ci sono dei film che lo richiedono. E in questo caso, in modo particolare, non so, per Alina, da un lato alla luce del suo percorso precedente e dall'altro a partire dalla considerazione che il tema che il film affronta è un tema che riguarda direttamente e in modo molto vivo tante persone, tante donne, ecco, lei in primo luogo si è posta il problema di costruire un film che rispettasse il più possibile la varietà di sentimenti e di emozioni che le persone che vivono le cose che il film racconta attraversano, insomma. Quindi anche con una certa libertà, diciamo, rispetto all'imperativo della narrazione, come concepito, bisogna ragionare in termini di assetti un pochettino diversi. Un film come il nostro ha sicuramente bisogno, ha avuto bisogno di un supporto alla partenza che c'è indubbiamente venuto da Rai Cinema e poi dal fatto che l'Unione Europea ha sostenuto lo sviluppo di questo film che, come avete capito, è stato lungo, insomma. Ecco, dall'altro è importante che un film di questo genere nasca in una prospettiva di coproduzione che quindi implichi anche altri paesi, implichi anche in questo film in un modo molto classico, facendo un provino poi un altro e conoscendo Alina e entrando piano piano a contatto con questa realtà della maternità che mi era completamente sconosciuta, nel senso che ovviamente ci avevo pensato tutto quanto, ma non avevo mai ragionato sulle conseguenze che poteva avere nella vita di una donna. Perciò è stato un ingresso lento e morbido, anche perché prima di affrontare questo film le mie idee erano molto favolistiche. Un giorno avrò qualcuno, sarò un figlio,
figlio e sarò felice, più o meno. Si sintetizzavano così. Prima appunto avevo questa idea della favola, e poi devo dire che fare questo film mi ha messo in relazione all'idea che la maternità è uno di quegli eventi nella vita di una persona che in qualche modo ci riduce ad uno stato di umanità molto, molto profondo e in qualche modo archetipico. Perciò, come nel dolore, la morte e anche la nascita di un figlio, in qualche modo rappresentano qualcosa di assoluto con cui fare i conti. E io con questa idea non mi ero affatto confrontata, perciò il personaggio mio si riduce ad uno stato di dolore che è in qualche modo indescrivibile, perché non, la sua sofferenza è una sofferenza in realtà condivisa da tantissimi, non è una sofferenza speciale, è una sofferenza che riguarda veramente tutti, può riguardare tutti in qualche modo, e in qualche modo mi è passata la paura, perché ho pensato e ho realizzato che, come spesso accade affrontando i tabù, poi si scopre che si possono anche sgretolare nel momento in cui ci si ragiona. L'attrice Patoleta su questa cosa tua. Sì, sì, io avevo un imbarazzo incredibile nei confronti del bambino, che non ho cercato di levarmi per il film, ma invece l'ho tenuto il più vergine possibile nel momento delle riprese, per cui io nelle scene in cui sono con il bambino e tremo, un po' tremo io, un po' trema Emma, più o meno, nel senso, perché non è una creatura, insomma, che ti mette veramente di fronte a qualcosa di profondissimo di te stesso, no? Per cui e la Rampling è appunto è nota ai più per questo suo aspetto un po' ieratico, questo sguardo molto, no, intenso, forte, apparentemente freddo. Ecco, quello che a me comunica è quello che cercavo per il personaggio di Pauline, che ho trovato, che trovo lei abbia, è un misto di forza e fragilità, di intensità, di fermezza e di irrequietezza. E nel suo sguardo, nel suo volto vero di donna appunto ormai grande, matura, lei per me esprime tutte queste cose, questa complessità che poi è il vissuto di una persona. E, è una persona estremamente generosa, abbiamo trovato nella relazione sia con me che Elena, insomma, due un po' pivelline forse davanti a lei, e nel momento in cui ha sposato il progetto che l'aveva così coinvolta, sia per la tematica ma anche forse per l'approccio, nel momento in cui lei ha detto di sì, c'è stata 100%, senza porre condizioni, senza se, senza ma, ed è una persona anche molto molto divertente, devo dire. È stata un'occasione, dicevo, per la Rampling di ritornare in Italia e questa volta di recitare in italiano, equilibrista. E no, un po' perché, ecco, il film vuole dare la precedenza a quelle che sono le relazioni tra donne, e quindi il rapporto Pauline-Emma, questo luogo che è la casa del quartiere a Torino dove abbiamo girato, questa sorta di casa maternità, quindi questa dimensione, diciamo, del gruppo, delle donne, trovarsi, eccetera. Quindi, e soprattutto quello che il film appunto non fa è rappresentare la coppia, la famiglia, un po' perché, non lo so, io personalmente penso che non sia più così centrale la coppia, la famiglia, se ci guardiamo un po' intorno, appunto, le coppie fanno molta fatica a stare insieme, quando nasce un bambino ancora di più, e quindi la battuta di Binasco che dice una coppia e due, loro sono in tre, non sono più una coppia, è abbastanza un'equazione esatta, non so come si chiamerebbe. Allora, questo fatto del prendersi cura dell'altro è qualche cosa che andrebbe poi, diciamo, in senso lato, agito maggiormente se fossimo dei bravi cittadini, esseri sociali, è la cosa che forse un po' manca. Allora,
se vogliamo, un po', come dire, legge della questione della maternità e della relazione e della cura dell'altro, ecco, mi viene da dire che questo prendersi cura dell'altro è un privilegio che noi non veramente dovremmo non buttare via, ma inteso in senso così allargato.